Buonasera, siete sintonizzati su Radio Saius TV, in studio Massimo Bonella, benvenuti al notiziario Istria Oggi, in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Iniziamo subito col concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. L'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste bandiscono la 51esima edizione del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. Il premio si prefigge di promuovere e affermare la creatività artistica e culturale della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia e di diffonderla sul territorio del suo insediamento storico e su quello della sua nazione madre. Andiamo in Umago, riunione dell'Assemblea della Comunità degli Italiani Fulvio Tominsa. Si è svolta mercoledì scorso la penultima seduta dell'Assemblea della Comunità degli Italiani Fulvio Tominsa di Umago. Nel corso della riunione è stato vagliato il bilancio consuntivo, la relazione del Comitato dei Garanti ed il programma delle attività per il primo semestre del 2018. La presidente del sodalizio, Floriana Bassanese Radin, ha inoltre anticipato l'argomento che verrà discusso più approfonditamente nell'ultima riunione di questo mandato, ovvero le elezioni indette per l'8 luglio per il rinnovo dell'Assemblea e della Consulta dell'Unione Italiana, nonché del presidente e del presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, delineando le scadenze degli impegni elettorali. Fiume, premiazione del concorso Critici in Erba. Si è svolta venerdì scorso la cerimonia di premiazione dei vincitori della 14esima edizione del concorso Critici in Erba, che promuove la cinematografia destinata ai bambini delle scuole elementari italiane di Fiume. La cerimonia, avvenuta a Palazzo Modello, ha visto l'assegnazione di numerosissimi premi alle migliori produzioni, disegni o testi in lingua italiana create dai bambini dopo aver visionate alcune pellicole. Il concorso è stato coordinato da Maria Luisa Budicin ed è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Verona in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Fiume, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Si è svolta presso la sala della Dieta Istriana a Parenzo la proclamazione dei vincitori del premio Laurus Nobilis, il concorso che mira a promuovere lo sviluppo dell'espressione linguistica e della creatività artistica degli alunni delle scuole elementari e medie superiori del territorio parentino. Il premio, indetto dalla Biblioteca Civica di Parenzo, è stato conferito per opere di prosa sotto forma di racconto, poesia in prosa, diario di viaggio, saggio o racconto autobiografico in lingua italiana e croata. Ed ora abbiamo una notizia da Capodistria. Sabato 19 maggio alle ore 10 presso la Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria si svolgerà un incontro tra il Presidente dell'Unione Italiana, Onorevole Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Trebol, e l'Onorevole Simone Billi, eletto alla circoscrizione estera alla Camera dei Deputati tra le fila del partito Lega Salvini Premier. All'incontro saranno trattate alcune tematiche salienti relative alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Dopo l'incontro alle ore 11 seguirà una visita guidata e un incontro istituzionale presso i programmi italiani di Radio e TV Capodistria. Dovremmo avere ancora una notizia da Trieste, eccola qui, sabato 19 maggio alle ore 12.30 a Trieste presso il Teatro Silvio Pellico si svolgerà la nona edizione della rassegna Teatrando dal Rione alla città all'Europa con il fine giustifica i mezzi, tratto da Gli esami non finiscono mai di Giuseppe Costa, libero adattamento e regia di Amina Dudine. Parteciperà il gruppo teatrale junior della comunità italiani Dante Alighieri di Isola. Alle 19.36 termina qui
il nostro notiziario Istria Oggi, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vi ricordo però che ogni mercoledì alle ore 16 ci sono gli appuntamenti su Radio 1 Rai Trieste, in onde medie 986 con il programma Sconfinamenti. E lo potete anche ascoltare in streaming su sedefvg.ra.it con l'Unione Italiana per approfondimenti dell'attività in essere dell'organizzazione. Poi proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. La trasmissione, quindi ricordo, Sconfinamenti tutti i giorni a partire dalle ore 16 su 986 kHz in ampiezza modulata tramite Rai Radio 1 di Trieste. 19:37 in studio Massimo Bonella, che vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi lascio ora alla programmazione di Radio Sirius TV. Buonasera.